per lavorare su forza ipertrofia, oppure sull'una o sull'altra, oppure entrambe, conviene fare i circuiti o lavorare gli esercizi singolarmente? Tutte le opzioni sono possibili. Entrambi i versanti presentano dei vantaggi e degli svantaggi. Ad esempio, lavorare in circuito, a corpo libero e con i pesi permette di risparmiare anche tempo, conviene fin tanto che non entri in un ambito troppo marcato di specificità. Nel senso, se vuoi lavorare ad esempio a corpo libero una skills di forza e tecnica, beh, non ti conviene buttarla dentro un circuito, ma ti conviene lavorarla singolarmente. Ma fin tanto che rimaniamo in un ambito sia corpo libero che con i pesi generico, va benissimo lavorare in circuito utilizzando, come ti dicevo, tutti gli ambiti di lavoro, bilancieri, corpo libero o misto. Quello che conta per ottenere risultati in termini di forza, sviluppo della massa, è quello di modificare e variare i parametri del carico all'interno di questi circuiti. Non basta assemblare esercizi così a casaccio e poi massacrarsi, ma quello che conta, una volta selezionati determinati esercizi, determinati parametri di lavoro, determinate tempistiche, incrementarli questi valori nel tempo. Andiamo a vedere degli esempi. Un classico dei classici a corpo libero, piegamenti a testa in giù, gli handstand push-up, le trazioni con un po' di sovraccarico, i pistol. Metti insieme questi tre esercizi, lavorali in circuito per una finestra temporale di 25-30 minuti e all'interno di questa finestra temporale cerca di eseguire il massimo numero di circuiti possibili. Questo è il classico protocollo EDT, proprio il più pratico in assoluto per cercare di mettere insieme tutti questi elementi, quindi esercizi, densità di lavoro, sovraccarico progressivo nel tempo. Grosso modo, all'interno dell'EDT seleziona varianti di esercizi di cui tu hai un massimale ad oggi di 6-10 ripetizioni, 6/10, e quando lavorerai all'interno del circuito lavora alla metà delle tue ripetizioni massimali. Quindi se il tuo massimale è 6, lavora a colpi di 3, se il tuo massimale è 8, lavora a colpi di 4, se il tuo massimale è 10, lavora a colpi di 5. All'interno di questi 25-30 minuti cerca di svolgere il massimo numero di circuiti possibili. Generalmente riuscirai con questi carichi a stare dai 10, da un minimo di 10 circuiti fino a un massimo di 15-16 circuiti. Noterai che mano a mano che scorre il tempo, a metà del lavoro le ripetizioni caleranno, quindi da 4 passerai a 3 e poi per arrivare a chiudere a colpi di 2 e poi a colpi di 1. Ma quando riesci poi piano piano a mantenere stabili le ripetizioni, ecco che qualcosa è cambiato nei tuoi parametri dell'allenamento e quindi bisogna andare ad alzare un pochino l'asticella. Quindi gli handstand push up li faremo coi deficit, le trazioni con sovraccarico aumenteremo il pesetto e i pistol idem andremo ad aggiungere una zavorra. Si potrebbero fare poi mille altri esempi di circuiti. Questo era il più classico a corpo libero, perché poi copre e bombarda un po' tutti i muscoli da tutti gli angoli, quindi un po' copre tutte le esigenze. Però potresti andare a assemblare altri tipi di esercizi dove metti i dip, gli stacchi oppure gli squat e poi di nuovo trazioni, quindi push pull, gambe, è sempre quello che va un po' a coprire un po' tutte le fasce muscolari, diciamo così. Ma quello che conta è introdurre esercizi giusti, attenzione a non introdurre esercizi dall'elevata specificità, e poi incrementare i parametri dell'allenamento. Solo così potrai ottenere risultati. La stessa cosa quando fai 7 reps, quindi allenare gli esercizi singolarmente, va benissimo fare così, però ti devi assicurare anche qua di migliorare nei tuoi parametri di carico nell'allenamento, altrimenti i risultati non arrivano. Chiave di lettura è sempre questa: deve cambiare qualcosa nei parametri d'allenamento, del tuo allenamento, in salita, in crescendo, se no non puoi sperare di ottenere risultati in termini di forza, ipertrofia o entrambe le cose.